l'altro pensavo ieri in aereo venendo qua che tutti i miei compagni di classe da sempre, tipo dalle elementari, medie, superiori, eccetera, ho fatto un attimo il recap di tutti i più bravi della classe, cioè quelli che prendono sempre 10, e fanno tutti dipendenti adesso. Questa cosa assurda. Tra l'altro, quanto è figa la frase quella di Bill Gates che dice: in classe con me c'era uno dei migliori, in corso con me c'era uno dei migliori studenti di ingegneria di tutta l'università. Oggi lui lavora in una delle più grandi aziende al mondo di software engineering e io sono il suo capo e quell'azienda è Microsoft. Anche 50 Cent ha detto una frase simile. 50 Cent dovrebbe stare zitto. 50 Cent sono praticamente gemelli. Solamente ha detto molto tamarra, ma ha detto non ho mai fatto Harvard, ma chi ha fatto Harvard ora lavora per me. molto più basic. Sì, è andato in bancarotta tipo 6 volte 50 Cent. Sì, anche da poco tra l'altro. E comunque a livello imprenditoriale 50 Cent rispetto a Puff Daddy zero. L'altro giorno sentivo Radio DJ, dicevano che praticamente Puff Daddy è primo tra tutti a livello di investimenti, è quello che ha portato fuori dalla musica un sacco, cioè si è riuscito a trasformare dal campo della musica al campo dell'immobiliare, degli investimenti. Perché lo dicono di tutti? Io l'ho sentito dire di Jay-Z. È vero. Perché l'altro che è bravissimo, l'altro è bravissimo. E invece c'è Jay-Z. Ma su 50 Cent tra l'altro è anche fallito, cioè ha perso ma mille volte, di soldi, tante volte, cioè ogni 2x3 viene fuori la storia con 50 Cent. Jay-Z è il primo rapper, quindi quelli fatto... di Harvard che lavorano. Comunque scusate raga, una domanda, no, però torniamo al tema di Jacopo che sta venendo. Interessante, cioè perché alla fine la gente che va bene a scuola e che quindi dovrebbe veramente avere dei risultati incredibili nella vita, però molti di questi poi alla fine finiscono a fare dipendenti per grandi multinazionali? Secondo me è perché il sistema ti prepara a quello, cioè il sistema ti prepara a studiare in un certo modo, studiare determinate cose che poi ti rendono perfetto per entrare nel sistema azienda che c'è adesso. Invece le persone che alla fine non passano magari, perché alla fine chi prende 10, cioè non ci credo che è soltanto perché è più bravo, comunque devi anche passare tot tempo sui libri. Chi prende 10 non ha poi il tempo per intanto sviluppare magari delle proprie esperienze personali che lo portano a intraprendere anche percorsi diversi. Ma tra l'altro cioè questa cosa secondo me anche a livello psicologico, chi lotta così tanto per i voti alti è perché ha un continuo bisogno di approvazione, sì, fortissimo, sì, che è un bias cognitivo questo, assolutamente. Tra figo. E tra l'altro nel libro Originals, non mi ricordo come si chiama lo scrittore, però lui diceva proprio che analizzando statisticamente chi è diventato imprenditore nella vita di successo, la maggior parte erano persone che da giovane avevano una tendenza, uno, ad andare a scuola, ed una tendenza fortissima alla ribellione. Esatto, perché secondo me su essere originali? La ribellione alla fine porta veramente al lateral thinking, cioè più ti ribelli alla visione statica o canonica delle cose, più cerchi di arginare quel modo di pensare e arrivi magari a un'altra soluzione, un altro modo di vedere. E questa cosa secondo me crea veramente delle opportunità giganti, è ciò che crea l'opportunità. E poi ti porta anche in quello che si chiama a combattere quello che è il bias dell'autorità, il bias authority, ovvero di rispondere in modo programmato all'autorità in un modo sottomesso. Chi dimostra più istinto alla ribellione è comunque anche chi meno facilmente si sottomette a un qualche tipo di autorità, che può essere morale, fisica, eccetera, e quindi anche a livello lavorativo, perché sì, comunque a livello lavorativo far dipendente vuol dire sottostare a un modello autoritario. E tra l'altro stessa cosa nell'epoca industriale, cioè nell'epoca industriale c'è stato questo enorme studio che dimostra come nell'epoca industriale alla fine tutto si è evoluto in conformità alla domanda di mercato, quindi più ti specializzavi più avevi probabilità di trovare lavoro. Oggi più ti specializzi, più il tuo tipo di competenza è replicabile, perché se sei specializzato sei dettagliato e in qualche misura ciò che oggi è dettagliato può essere automatizzabile. Più una cosa è proceduralizzabile, più ovviamente può essere replicata sotto forma di algoritmo ed essere quindi automatizzata e delegata a una macchina. Un'altra cosa uguale. Un'altra cosa che mi sono reso conto, tipo io mi confronto comunque anche con tanti miei amici, carissimi amici, che sono tipo dipendenti da tantissimo, anche in aziende importanti, eccetera, è che una cosa che riconosco in me, non in loro, comunque in noi in generale, è la naturalezza con cui ci poniamo delle domande anche che anche scomode anche a noi stessi. E infatti il discorso dei ragazzi ribelli che crescono eccetera, se io guardo a tutti i ribelli o comunque tutte le persone in cui mi identificavo anche da ragazzetto, erano tutte persone che cercavano non solo all'esterno le risposte ma anche all'interno, cioè tipo tante domande noi ce le facciamo su noi stessi, su chi siamo, cosa vogliamo fare eccetera, e tipo mi sembra che ci sia questa voglia di
trovare un posto e che poi ti porta a fare delle domande, cercare delle risposte, e cercare delle risposte ti porta fuori da quegli schemi di dire quella, ah no, ma quella cosa è impossibile da fare, no? Tipo, tante volte parlo con i miei amici e mi dicono, no, vabbè, ma questa cosa non è assolutamente fattibile. Secondo me è anche una questione di farsi tante domande. Noi ci facciamo un sacco di domande, e forse troppe, ci facciamo un sacco di paranoie, un sacco di dubbi, però ci portano ad esplorare delle cose che gli altri non esplorano. Ma la stessa cosa succede anche a me. C'ho degli amici che, come diceva Jacopo, che erano i numeri uno della classe, non che stanno in mezzo a una strada, però insomma che fondamentalmente fanno un lavoro tale che nemmeno se le fanno delle domande di quello che avrebbero potuto fare, di quello che sarebbero potute essere. È l'ecosistema che non ti porta a farti le domande. Poco tempo fa parlavo con un mio amico e dico, sì, ma senti, quello è il piano B, no? C'è un alto livello, macchina aziendale, un buon lavoro, buono stipendio. E il piano B, ma io non ci penso, io sto bene alla fine. Cioè, capito? E sta cosa perché c'aveva una sicurezza, c'ha tutto quello che gli serve, e nel senso non lo invidio, però nemmeno lo giudico, però, perché sta bene. Però c'è anche da dire una cosa, cioè è vero quello che dici te, no? Che la maggior parte, anche i miei amici, se ci penso, la maggior parte di quelli che vanno i voti più alti sono quelli che ora lavorano nelle più grandi aziende. Però c'è anche da dire che se tu guardi poi tanti, cioè questi sono gli imprenditori, quelli che noi diciamo che iniziano subito a fare gli imprenditori, un po' come magari abbiamo cercato di far noi. Però poi è anche vero che chi invece ha voti alti lavora in un'azienda, poi da lì c'è chi si stacca a un certo punto, perché dice, ho fatto la mia curva d'apprendimento, ho imparato tutto quello che potevo imparare in questa azienda, ora so che il tempo è maturo, mi sono messo via un tot di soldi, voglio lanciare il mio progetto. Sono pochi però. Che non quindi è affatto male, anche cioè, lì però c'è rispetto, anche da capire questo, no? Pensa soprattutto alle grandi aziende di consulenza, cioè se tu ci pensi, tu entri magari in una multinazionale come Pirelli, ci stai anche bene, perché non ti spreme allo stesso modo di come vediamo che spremono tante aziende che invece sono le grosse aziende della consulenza. Lì diventa, quando diventi partner, diventa davvero un lavoro pressante. Certo. Infatti lì è da dove poi nascono la maggior parte di persone che si staccano e aprono la loro azienda che faccia qualcosa. Comunque, di comunque secondo voi non è più, forse più che la ribellione, è l'ottica della crescita, cioè ci sono persone che hanno veramente l'attaccamento e il desiderio di crescere, ci sono altre persone che non crescono e non pensano che sia possibile crescere. Sì. E non lo ricercano, sì, così tanto, sì, perché lo vedono irraggiungibile. Sì. Che poi è quello che dicevamo, sì, al War, no? Quando tu ti rendi conto che tutto dipende da te, ti rendi anche conto che hai il potere di cambiare tutto. E quindi è il tema della responsabilità. Quindi alla fine le persone che crescono di più sono le persone che si prendono la responsabilità delle proprie azioni. Comunque, tante volevo, volte lo vedo. Ah, no, volevo tornare un attimo alla cosa che hai detto tu delle domande, perché secondo me nasce proprio tutto da quello. Cioè, io mi ricordo che a scuola, ma anche sui temi, per esempio, andavo bene, sui temi scrivevo bene, però c'era sempre qualcuno che prendeva un voto più alto di me. E quella persona di solito era la persona che dava alla prof quello che lei voleva, che ci sta, nel senso è comunque sintomo di intelligenza, cioè anche se tu, per dire, fai l'imprenditore, dai al mercato quello che vuole, cioè, certo, è una bomba. Però comunque non spingevano mai i limiti in là. E la cosa delle domande me l'ha proprio detta un imprenditore a cui ho fatto una consulenza settimana scorsa, e mi fa, ragazzi, cioè, un imprenditore di 50-60 anni, cioè nel senso ha una sua, due agenzie di comunicazione, cioè comunque è uno che ha avuto un certo successo nella vita, mi fa, ragazzi, le domande che vi fate voi non se le fa nessuno. Cioè comunque, se penso al fatto che quando tu entri in un'agenzia di comunicazione, per esempio, c'è un gergo, c'è un modus operandi, cioè ci sono come delle regole non scritte alla fine, e se tu vai a Milano, vai a parlare con queste persone, parlano tutte allo stesso modo, dicono tutte le stesse cose, io sinceramente non capisco neanche quello che dicono, perché hanno tutti il loro modo di operare, che è il modo in cui hanno operato le agenzie di comunicazione, sì, negli ultimi 40 anni, 50 anni, e nessuno mai opera in modo diverso. Cioè, comunque lui in noi ha visto persone che operano in modo diverso perché si fanno delle domande. E perché ci facciamo contaminare anche dalle giuste fonti. Ma sì, infatti è una cosa strafia questa che diciamo spesso con Dario, no? Cioè, noi abbiamo avuto difficoltà all'inizio ad entrare a lavorare con grandi aziende. Perché? Perché le grandi aziende sono abituate a lavorare sempre con gli stessi fornitori, no? Sì. E quindi un manager, un digital manager, un marketing manager che ha 50 anni, abituato sempre a fare le stesse cose, è difficile che prenda dei ragazzi che hanno 23-24 anni per andare a fare la strategia digital. Però man mano che sta cambiando il tessuto imprenditoriale, il tessuto manageriale, quindi arrivano le nuove leve all'interno di queste, sì, grandi aziende. Le grandi aziende dicono, ah, basta, ma non possiamo continuare a usare quella agenzia di comunicazione che comunica come si comunicava 20 anni fa. Sta cosa. E quindi sta cambiando un po' la cosa. Tra l'altro c'è un bellissimo dato che riguarda gli studi scientifici, e praticamente viene mostrato come nella storia la maggior parte delle maggiori scoperte scientifiche, per essere adottate, hanno avuto bisogno di un cambio generazionale.
esempio assurdo, se veniva scoperto che la terra era tonda invece che piatta, non è che le persone improvvisamente accettavano ciò. C'era bisogno che una nuova generazione di giovani, quindi più malleabili, più predisposte ad accettare nuove idee, crescesse e andasse a sostituire quella più anziana che invece non prende di buon grado la nuova scoperta. Comunque ho proprio il dato concreto, posso finire? Vai, certo. Il dato concreto su sta cosa, cioè empirico, nel senso, lo vedo proprio dalle richieste di consulenza che sono arrivate negli ultimi tempi, arrivano sempre dai junior, cioè sempre dalle figure giovani che sono all'interno in azienda da un po' e vogliono convincere l'imprenditore senior a evolversi, certo. E c'è proprio questo scollamento generazionale che si sta questo ce lo diceva anche Marco Venturini, tra l'altro, quando abbiamo fatto il corso di public speaking, che gli chiesi com'è possibile che politici che sono in politica da 30 anni, quindi seguitissimi e preparatissimi a fare il loro lavoro, ogni tanto facciano quegli scivoloni micidiali, tipo, che ne so, Renzi che va a parlare inglese, non lo so, queste cose qua. E lui mi fa è che a un certo punto diventi talmente sicuro di te, perché quello che hai fatto ti ha portato dove sei, che smetti di accettare consigli, soprattutto da chi è più giovane, perché è come se fosse una, insomma, una cosa di inferiorità nei tuoi confronti, e sostanzialmente vai a lavorare solo sul tuo ego, cioè il tuo ego prende le tue decisioni, e purtroppo però quando il tessuto sociale cambia non è detto che quello che ti ha portato fin lì sia la stessa cosa che può continuare a portarti avanti. Quindi ci vuole un passo di umiltà, quasi, diciamo. Sul discorso dell'accettazione delle nuove idee, sul ricambio generazionale, quindi che quando accetti una nuova idea poi ti porta al cambiamento e ti porta anche a abbracciare quella nuova idea, magari trasformarti in quella nuova idea mettendola in atto, mi viene in mente quanto sia fondamentale che queste persone, che magari hanno del potenziale, no, di fare questo passaggio di mindset, testino sulla loro pelle e raggiungano anche solo un minimo risultato. Mentre parlavi, Dario, mi è venuto in mente le persone che sono a me più vicine, tipo il mio migliore amico, la Giuditta, la mia ragazza, mio papà, mia mamma, che finché sono stato io a parlargli di determinate cose non hanno assolutamente abbracciato il mio mondo, non hanno assolutamente condiviso o compreso quello che io facessi. Poi nel momento in cui ognuno di loro nel suo piccolo ha messo in pratica anche solo una cosa di quello che gli avevo detto e ha raggiunto lo 0,001 dei risultati, ha compreso che era possibile fare quella roba lì e è andata avanti. E secondo me con Marketers la potenza della community è questa, cioè non ci limitiamo a condividere una roba, ma diamo gli strumenti per far sì che quella persona raggiunga quello 0,01 che poi gli dice è possibile, facciamolo. Sì, il problema è che l'execution, cioè, è che poi l'execution dipenderà sempre soltanto dalle persone, lo so. Cioè, perché anche noi quando magari parliamo con i nostri amici o gente che lavora in azienda, gente che ti manifesta, o magari non per forza che lavora in azienda, è anche gente che fa imprenditori, qua è uguale, che però manifesta la voglia di cambiare, eppure ogni giorno che ci parli manifesta sempre quella voglia di cambiare, ma non fa mai nulla per cambiare. Cioè, ma ci sto provando, sì, ma ci stai provando come, e poi alla fine non fa mai quello step. Per provare a farlo. Cioè l'execution è tutto, e la fortuna di chi si fa tante domande è che riesce proprio a no, scusate, a Fabri noi abbiamo aperto, è passato fuori. sì, ma sta lì, anche Nilsson lì si stava girando per la casa. Il passaggio tra la persona che ti dice il consiglio e poi l'applicazione pratica, non c'è mai nessuno che mette in pratica quello che ti viene detto. È difficile, è insormontabile. A me mi viene in mente anche un'altra roba, cioè il discorso insormontabile, necessario. Cioè. Però veramente ti faccio un esempio, per citare un esempio stra recente, cioè anche molto in linea con quello che va adesso. Ho fatto due palle così, veramente gli ho fatto una testa così alla Judy per continuare a pubblicare su TikTok, perché lei veramente diceva no, ma questa roba non funzionerà mai, bla 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 eccetera. Ha fatto 60 video, sono andati tutti malissimo e adesso fa migliaia di view e sta crescendo un sacco. Discorso di tra io che gli dicevo che funzionava e lei ha capito che funzionava, ha dovuto stare 60, far 60 contenuti. Vabbè, certo. Allora torniamo al discorso di quando dicevo dell'imprenditoria, no? Che anni fa se volevi aprire un'impresa avevi degli investimenti talmente alti che iniziavi una cosa e non potevi mollarla. Ora invece pensiamo che fai così e tutto succede, e quindi iniziamo facendo un blog, poi non otteniamo risultati, proviamo le affiliazioni, non otteniamo risultati, cambiamo, però facendo così poi non facciamo nulla, cioè... Quello tra l'altro è legato a proprio un modo in cui è programmata la nostra mente, il nostro cervello, che è continuamente, cioè noi in realtà siamo programmati nel presente praticamente,
e siamo continuamente alla ricerca di quelli che sono, che possono essere i guadagni facili o comunque gratificazioni istantanee. Cioè, certo, il cervello umano è predisposto, sceglie il beneficio nel breve termine, esatto, piuttosto che quello nel McDonald's, palestra. Sì, è il motivo per cui i social network funzionano, perché ti danno continuamente rilasci di dopamina e gratificazioni istantanee. È il motivo per cui anche Bitcoin ha fatto questo disastro, comunque tutti i grandi boom azionari della storia economica hanno fatto il disastro di persone che hanno perso una marea di soldi perché sono stati tutti invogliati dal guadagno facile. C'è una lezione strafiga sulla gratificazione istantanea, che in realtà non dovremmo ricercarla, che non esiste, che è una roba che ti devi mettere in testa, non devi drogarti di questa gratificazione istantanea, che ho letto in un libro praticamente scritto da un ammiraglio dei Navy SEAL, che praticamente loro che cosa devono fare? Ogni mattina si svegliano, devono rifare il letto a livello proprio perfetto, deve essere simmetrico, federa pulitissima, eccetera. Monaci zen. Strofinarsi, proprio tipo lucidarsi la spilla, lucidarsi tutte queste robe, e poi si devono mettere in piedi e passa il caporale, non so come si chiama, che cosa c'è sopra l'ammiraglio, non so cosa c'è, arriva e se hanno anche una pieghetta fuori posto o un tipo il velluto non è tutto messo in un modo, devono lanciarsi, sono sulla baia di San Diego, devono lanciarsi in acqua perché la caserma è sulla sabbia, stare tipo almeno 2 minuti nell'acqua del Pacifico congelata e poi ritornare rotolando su se stessi con tutto addosso, cioè con la divisa eccetera, rotolando impanandosi, lo chiamano tipo cookie di sabbia, una roba del genere, fino alla caserma. E c'è questo ammiraglio che dice: io l'ho fatto per 6 mesi, mi hanno mandato nella sabbia nonostante avessi sistemato tutto il letto perfettamente 10 volte, alla 10ª volta gli ho chiesto: ma perché? Perché se io non ho sbagliato niente? E loro gli hanno detto: perché in realtà si sbaglia sempre, cioè non devi aspettare che io ti dica bravo, ti dia una pacca sulla spalla. Quando andrai a fare le missioni vere, magari vedrai qualcuno che saltenare, vedrai qualcuno morire, e quindi non puoi cercare la gratificazione da me perché non esiste. Oh raga, per fortuna che non facciamo i Navy SEAL, ma siamo anche adesso. Per cotoletta. In realtà un team chiamato SEALS è anche nato volendo. Sì, ma non ci si avvicina nel piano di Luca. Rimetti domani mattina. Esatto. Tutte le mattine. Tra l'altro, e se è no, nato parlando di queste cose. Sì. E se no, buttarvi nel Pacifico e sto tornare nella sabbia. Andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare, ragazzi. Sì. Ciao, io ho già iniziato.